Anche il sindacato confederale UGL di Forlì Cesena e Rimini si costituirà parte civile nel processo che vedrà come imputato Lopez Edson Jorge Tavares, accusato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini di numerosi delitti nei confronti di Jessica Notaro alla vigilia dell'udienza per il giudizio abbreviato fissato dal Tribunale di Rimini per il prossimo 12 luglio. Il mandato, si legge nella nota, è stato conferito all'avvocato Daniele Mezzacapo. La segretaria provinciale dell'UGL di Forlì Cesena e Rimini, Emanuela Del Piccolo, spiega questa decisione. Abbiamo conferito il mandato al fine di predisporre l'atto di costituzione di parte civile in favore del principio che, come sindacato, tuteliamo gli interessi diffusi di genere lesi da reati in questione. Una donna aggredita e sfregiata, ravvisando in questo gravissimo episodio di violenza fisica e psicologica nei confronti di una ragazza un gesto che umilia tutte le donne. Valori quali il rispetto della vita delle persone, la tutela della dignità e dell'integrità fisica e psicologica delle donne, conclude la segretaria provinciale del sindacato, che trovano dignità nel nostro stesso statuto sindacale.